palestra mi rompo il cazzo, cioè, poi ho a che fare con i palestrati. Palestrati sono tutti strani, Francesco, grazie per il 5, mi trovo per male, palatino. Palestrati sono tutti strani, ragazzi, tutti loro. Non tutti, però molti sono strani, quelli che... Se non hai 40 centimetri di braccio non sei nessuno, ma vacca, ma vaffanculo, ma... Allora, non ci siamo capiti. Ah, tutte le mie armi! Tutte le mie armi! Feccia fascista! Mi ha dato del fascista perché l'ho tagliata con una lama? Ma ha detto... Mi ha dato del fascista! Ma perché? Ma... Perché ti ho tagliato con una lama? T'ho mica dato l'olio di ricino, Che cazzo... Ma, signorina, che cazzo... La signorina Alexandra... Ci sono rimasto stranito. Toh, vieni qua. Picchiali, picchiali col qua, picchiali col cono! Picchiali col cono! Sono rimasto male, sono sincero, ci sono rimasto male. Allora, prendiamo la macchina. L'ho già cambiato la categoria. Signorina? Signorina, salga però. Ecco, bravo, salga, sono qua, non li ha più. Ma lei chi è, signorina? Mi scusi, io non mi ricordo neanche chi cazzo è. Chi è lei? Mi scusi, io non so perché lei è... Cioè... Io non mi ricordo chi cazzo è sta qui. Perché è con me? Mi giuro, raga, che c'ho un vuoto. Non riesco a ricordarmi il perché lei sia con me. Signorina, da qua non si passa. Io glielo dico. Abbiamo dei problemi logistici. Ah, tecnicamente è a 71 metri. Ma qua mi sa che non, qua mi sa che non passiamo, signorina. Non ci passiamo con l'auto, perché... Oh sì, vediamo se riusciamo a passare, signorina. Se ci passiamo è un miracolo. Io glielo dico. Vedo dura, No, mi sa che non passiamo. La stavo salvando dal medico e fin qui ok. Ma perché con me? Le mie armi dove sono? L'ho perse tutte per colpa di quel medico di merda. Chissà se è là nell'esplosione, sta per esplodere! Signorina, le conviene togliersi, lo dico? Va bene. Ancora stacchi? Vabbè, al massimo all'una, non posso fare tardi perché purtroppo domani devo svegliarmi alle 8. Smettila! Scenda. Devo recuperare un attimo due armi, perché sennò qua... Signorina, lei è un po' in mezzo ai coglioni, io glielo dico! Ti sono rimasto male, comunque. Non me l'aspettavo. Signorina, attento alla cassa! Allora, brava signorina, faccia le robe. Ehi, là. Non posso combinarlo. Alla batteria? Ma non al secchio! Ma che cazzo lo combino, scusami? Sì, signorina, starà bene, non si preoccupi. Domani sei a Torino? Ah, lo sono, sì. Si levi che devo operarla, le gingive, a posto. Come cazzo parla questa? Allora, anzitutto, tiriamo giù la torcia e riprendiamo il trapano elettrico, che è molto più efficiente. Non ho più tutte le mie armi fighe! Che cazzo? Mi faccio un'operazione, mi tolgo come sempre il tartaro. Mi levo il tartaro come sempre. Direi che più o meno ci siamo, più o meno devo andare giù di là. L'ultimo pezzo è incredibilmente inculato, devo dire. Oh, meno male, non trovo il pezzo, scusate il naso.
Spada, ma volevo fare due o tre otturazioni. Quelle scorte militari. Le trapano. Le trapanerò, che devo fare? Guarda come ci dà, guarda come ci dà. Aspetta che... Aspetta, signorina, che devo finire il lavoro, però io lo finirei a distanza, perché... Mostra un po'. Ok, e qua ci siamo. Ma... sono qui le mie armi! Scusa, perché? Ma sono tutte qua le mie armi! Non ho idea perché, di perché tutte le mie armi siano qua, ma... Solo un cane dorme. Ma signorina, vuol stare zitta, per favore? Ma ho non solo le mie armi. Ma forse non sono le mie armi. Barattolo acido. Lo facciamo subito. Facciamo subito una bella bomba all'acido che non guasta mai. Oh sì. Ma che cos'è Crash Bandicoot? Che cazzo? Cosa combinate? Comunque, muy lieto di aver trovato altri progetti. Macete, snack. Allora, intanto lo snack, che così riprendiamo un po' di vita. E poi il macete ce lo prendiamo volentieri. 1000 metri, signorina, io glielo dico, si prepari perché ci sarà da scampagnare. Ah, ma sono nello studio del dottore, quindi quel figlio di puttana aveva... Anthony, grazie, Anthony Palatino, grazie mille per le 5 sub giftate, grazie mille di cuore, Anthony. Quindi quello stronzo del medico aveva tutte le mie armi. Grazie mille di cuore, Anthony, per le 5. Che sta roba? Candela romana. Sono curioso. Come funziona? Si può fare altro? È tipo un flare? Ok, non è un flare, è una bomba, va bene. Non, mi sono preso paura, non me l'aspettavo, va bene. Non è un flare. Adesso lo snack alla ragazza. No, si arrangi. Se vuole un pacchetto di patatine, se lo prende e non rompa i coglioni. Qua ci sono un sacco di bombe, ma io nell'inventario non posso portare un cazzo. Che palle. Nonostante ci siano tantissime belle bombe. Signorina, però anche lei, stia attenta. Signorina, ma che cazzo vuole da me? Ma lei che mezza i coglioni? Io che c'entro? Signorina, ci troviamo un mezzo. Non perdiamoci in chiacchiere. Non cincischi. Ci serve un mezzo di trasporto, signorina. Per il momento possiamo usare questo, ma dubito che... No! Che ho fatto? No, dove è andato? Vieni qui. Signorina, per il momento possiamo usare questo, però dubito che duri molto, io glielo dico. Aspetta che faccio un attimo la spesa al Carrefour. Vedi, signorina, aspetti! Oddio. No. No, non l'acido, no. No, non la cosa. Signorina, mi spiace, lei morirà. Ci serve un veicolo. Eccolo là! Ma si levi tutte queste spasimante che mi vogliono ciulare. Questo è un veicolo. Signorina, c'è ancora? Signorina? Giù le mani! Signorina, venga, signorina, salga. Brava, signorina. Vamo là, altro che tassista Uber. Altro che Uber, va là. Hai lasciato la mazza? No, l'ho presa. L'ho riraccolta. Signorina... No, penso davvero... Ah, no, ragione, ho lasciato la mazza. Vabbè, fa niente. Vabbè, è uguale, oramai siamo in culo, pazienza. Tanto posso ricrearla, raga. Io ho le ricette, quindi. Ho le ricette, posso ricrearla, non è un problema. L'altro, signorina, noi siamo un attimo in culo a Gesù Cristo. No! Che è successo? Oh, no! Cosa? Maledizione. Ha dimenticato i trucchi, che è successo? Merda.
Ma che cosa, signorina? Non sto capendo. Perché è disperata? Che succede? Venga e non rompa i coglioni. Spara chiodi? Con cosa posso combinarla? Merda. Frecce infuocate, rastrella zombie, pistola tattica, cannone, grande mietitrice, bomba a mano, esplosivo, lama di ferro, abbattitore, spalla... Una spara chiodi? Non trovo un cazzo, non mi ricordo più. Siamo un po' in culo, signorina, io glielo dico. Signorina, glielo dico, siamo un attimo in culo, eh. Ho preso lei. Signorina, mi scusi, scusa. Ma lei è sexy e l'ho voluta inchiodare. Signorina, andiamo che non abbiamo tempo. Signorina, non si perde in cincischi, non cincischi. Dobbiamo trovare un veicolo, signorina. Signorina, un veicolo. Che si entri da là? No, direi proprio, direi decisamente di no. Olio per motori, spada larga, va bene, accettiamo. Il problema è che vedo ben pochi veicoli e andare in giro in questo gioco, andare in giro senza veicoli non è mai troppo salutare o igienico a seconda dei casi. Va bene che c'ho la mazza, però sono un po' tanti. Possiamo fare un attimo di pulizia tattica, ma... Aia, vabbè, ma tu, bro, rallenti! Ma si levi, si levi! Ma la signorina è ancora dietro di me? Questa non è guida. Oh, la moto. No, la moto non posso usarla. Andrea, grazie per il nome. Entrò per male, patino. Mio Dio, la moto non posso decisamente usarla. Fermo, no, molla. Scherzando. Non posso mollare questo. Molliamo il macete. Signorina, si fidi di me. Questo è il mezzo migliore per attraversare gli zombie. Si fidi, si fidi. Quanto pare ci sono dei nemici. Guardi qua che meraviglia, signorina. Eurospin, la spesa intelligente. Guardi qua, voilà, ha visto signorina? Che efficienza. Signorina, spero che lei stia bene, se non sta bene, cazzi suoi, io ho altra roba da fare. Alexandra è morta, ha combattuto finché ha potuto. Sta di fatto che io non ho la più pallida idea di che... Quella... Quella... La falce! Ma no, la maschera da mietitore, scusami. Ma no, metti giù, voglio la falce. Posso fare lo schema... Mi sa che mi serve la batteria, sai? Mi sa che mi serve... Beh, è morta, beh, ha fatto quel che poteva. Mi sa che mi serve la batteria per combinare, per fare la falce elettrica. Ma non c'è, non c'ho la batteria. Direi che devo andare su di qua, scusa. Immagini, mi chiamo proprio. Ma un veicolo? Si può avere un cazzo di veicolo in questa città? Vamo là, altro che diserbante. Si può avere un veicolo? Non c'è una merda di veicolo in sta città, e che cazzo? Non penso di averli finiti tutti. Attenzione, l'ho trovato. L'ho trovato. È stata una fatica incredibile, ma ce l'ho fatta. Ma che strada tortuosa ho fatto per arrivare qua? Oh, mi scusi signorina, credo non era volontario. Mi sono preso paura per un attimo, zia, te lo dico. Allora, vabbè, prendiamo la katana al posto della falce, che taglia meglio, è più efficiente.
Ah, beh, è vero, dovevamo tornare qua per dire alla tipa che abbiamo fatto quello che voleva. Me l'ho proprio dimenticato. No, ma ci aveva affidato l'incarico la tizia, quella con i capelli stronzi, di fare sta roba qua per come si dice, per richiamare l'esercito, per provocare l'esercito, non mi ricordo. Questa qua, hey. Io coi tacchi. Non sono uno zombie, per ora. Ce l'hai fatta? Bel lavoro. Grazie. Senti, ma tu e Red, cioè... Ehi, Annie, ho ricevuto un segnale di emergenza da Angel. Ah, sei tornato. Non essere sorpreso. Red, non mi prendono seriamente con braghini e tacchi. C'è un video degli attacchi contro i civili alla stazione di polizia, registrato dalle telecamere. Con quello potremmo incastrarlo. Falce katana? La catalce? La dobbiamo andare da Angel, o la facciana? Vado io alla centrale. La falara. Se devo solo copiare il video dal computer. Ce la fai lì? Sì. Tranquillo. Tanto sto facendo tutto io. Primo piano di un hotel a Central City vicino alla piscina. Occupati della stazione di polizia e poi vediamoci lì. Tutto chiaro? Va tutto bene, Nick. No, che dopo se unisco falce e martello tutti gli zombie diventano poveri. Dopo sono ancora più incazzati. Tanto sto facendo tutto io, cioè voi non state facendo un cazzo, voglio dire. Cioè, sto facendo letteralmente tutto quanto io in questo gioco, dall'inizio alla fine. Cioè... usciamo, andiamo là. Spero che la mia macchina sia ancora parcheggiata lì, altrimenti è un bel problema. Ah, è vero che qua sono già fuori. Dimmi che la mia auto è ancora qui, per favore. Meno male, è ancora qua. Ok. Dove merda è che dovevamo andare? 600 metri? Non so se riusciamo a farli, ve lo dico, però ci proviamo. Questa sì che è una macchina. Auto truccata. Va bene, auto truccata ci piace. Uoi, grazie per il 5, metto una barba al patino. Famola, auto truccata ci piace. Adesso facciamo un po' di punticini easy. Siamo di qua. Sì, pronto, mi dica. C'è un tizio che piange davanti dei gioielli al deposito di autopompia. Perché non li porti un fazzoletto? Perché non me ne sbatte un cazzo. Ah, intanto io dovrei scendere perché sono su un ponte, quindi non va bene che io sia su un ponte, intanto devo scendere. Guarda che botta. Guardate. Ma io devo scendere giù, Strada per scendere forse di là, aspetta, no? Che fatica da passare. Sto vivendo il sogno di ogni automobilista medio, più o meno, più o meno. Questo più o meno è il sogno di ogni automobilista medio, però... l'auto è così rotta, presto dovrò trovarne un'altra. Deve entrare qua. Devo rifare di nuovo la strada. Che strada mi fa rifare? Ehi, occhio! E non ho più... se avessi ancora il mio rullo compressore... non c'ho più il mio rullo. Se potessi avere ancora il mio rullo sarebbe più comodo. Ma io perché sono tornato al centro commerciale con la macchina? Va bene, ammettiamo tranquillamente che anche questo è uno dei sogni più comuni degli automobilisti. È sterza male. È quasi del tutto spaccato, presto esploderà. Tipo adesso.
minchia, sono qua e non ho ancora capito dove cazzo devo andare. Aspetta che devo fare il sushi. Guarda che sto facendo il sushi, guarda. Faccio quello che posso, zio, non ho capito la strada. Ehi! Ha preso fuoco. Marta, Marta, Marta! Decisamente no. Ma come drifta, hai visto? Oh, oh! Eccolo là. Quello va bene, questo va bene come mezzo. Solo che non ho capito la strada, o sono io che non ho ben capito la strada? Figlio di puttana! Figlio di puttana! Facciamo una cosa intelligente. Scendiamo giù, perché ho capito che dobbiamo scendere. Va bene. Ho detto solo che dovevamo scendere, non ho detto che dovevamo scendere col mezzo. Dovevamo scendere, siamo scesi. E fino a qui. Maledizione! E fino a qui. Indietro! Madonna mia, non finiscono mai! Non finiscono mai! Ma io devo andare a sinistra, come ci arrivo? C'era un rullo. Dove? Non mi pare. No, non mi pare, non l'ho visto. Vabbè, prima lo lasciamo lì. Torna indietro alla prima colonna. Aspetta che facciami far manovra. Del lavoro da fare. No, quella sì che è un'orda di zombie. Oh, bene. Attenzione però, attenzione un secondo. Va bene il rullo, ma lasciala, prendiamo. Va bene il rullo, ma lasciala, prendiamo. Bene, allora, cerchiamo un secondo di capire dov'è che dobbiamo andare. Dunque, ora che siamo su, vediamo un attimo di capire esattamente che strada io devo fare, perché non sono più tanto sicuro di capire a sinistra, ma a sinistra dici prima o adesso? Cioè, non dritto sinistra, intendevi prima? Sinistra cosa? Sinistra? Non c'è nessuna sinistra, guarda. Perché in teoria è qui giù, dritto sinistra. Dritto sinistra se l'ho già fatta prima e non va. Perché in teoria è là. Ma io come ci arrivo, scusami? Allora, io sono qua. Allora, io devo arrivare qua, quindi in teoria io sono qui, quindi in teoria sì, dritto a destra delle due. Però scusa un attimo, io sto andando dalla parte sbagliata, perché io devo tornare indietro e poi andare a destra. Allora, è il lato sbagliato. Dead Rising come il gioco. Allora, adesso facciamo un attimo una manovra. Facciamo manovra un attimo. Aspetta, la prendo un po' larga, ma il rullo, abbiate pazienza, non è che abbia questo sperco. Non lo salviamo. Torniamo indietro. Mi fermerei a chiedere un passante, il problema è che grugniscono tutti.
Magari ci fosse un camion. Seguendo le indicazioni della cartina, ok, dritto a destra e poi a destra. La vecchietta davanti a me è esplosa. Allora. Ok, adesso a destra. Bene, bene. Siamo qua. Ora direi, ora in teoria, ok, di nuovo a destra, bene. Però mettetele dei cartelli stradali, cioè. Scusa un attimo, cioè, eh beh no, scusa, c'è una ricetta d'oro, scherziamo? Sali? Modellino tattico. Con cosa hai fatto? L'elicottero raccomandato e macete. Ce li ha messi entrambi. Scusate. Lo facciamo un attimo. Ce li ha messi entrambi. Vediamo cosa salta fuori. Come funziona? Ecco come funziona. Penso di aver capito. Più o meno. Vabbè. È carino, non è male come giocattolo. Ma io non lo vedo più però. Vabbè, non è male come giocattolo. Allora, intanto ci riprendiamo. Ho capito, ma il telecomando, scusami. Ma io non lo vedo più, dove è andato? Che lo governo queste cose. Sentite un attimo, non è per cattiveria, però no, non è non sbattere il telecomando, che già no, la granata. Okay, scusate un attimo, vi levereste dai coglioni un secondo? Ecco, dove è andato il mio modellino? Allora, non aperto, sale un attimo. Allora, ragazzi, i comandi sono stranissimi. Com'è che si guida sto arnese? Ah, perché non sono... Ah, merda, perché non sono... Ho capito perché... Io potrei fare questo tutto il giorno, ragazzi, non me ne frega, scusa. Ma il modellino, scusa, ma non posso, mi occupa due slot. Non posso, raga, mi occupa troppi slot. Due slot interi, come faccio? Temo che la nostra corsa forse finisca qua, perché non credo di riuscire a passare. È molto dura che riusciamo a passare. Infatti non si passa. Sfortunatamente abbiamo il mezzo, ma non ci permette di andare avanti, quindi non si deve fare. Dobbiamo abbandonare il rullo, ragazzi. Ma non con il telecomando. Ma tu sei? Ragazzi, non so cosa sta succedendo.
Allora, il problema è che qua c'è un, come si dice, c'è un coso, un progetto. Hamburger. Ma non il tavolo, molla il tavolo. Signorina, signorina. Non mi chiedete cosa sto facendo, non ho la più pallida idea, io volevo mangiarmi un panino. La strada non è... mangi il tavolo, ma io non volevo mangiare il tavolo. Ah, il problema è che passare di qua non sarà proprio semplice subito, perché è pieno di stronzi. È pieno di zombie con la congiuntivite e non è proprio comodissimo. Specialmente arrivarci a piedi. Il fegato, brutta roba. Io ti ho detto che non dovevi fumare, Sanchez. Scusa, io devo... Vabbè, scendiamo, Sanchez, che dobbiamo fare? Mi posso vestire? Posso cambiarmi d'abito? Posso mettermi una bella magliettina? Una bella magliettina a moto? Beh, ma c'è una tutina più appropriata al mio stile unico e raro, scusami. Oh! No, scusa, pensavo sopra. C'è la pelliccia sopra, allora la voglio. Sopra c'è la pelliccia, la voglio prendere, cioè non stiamo scherziamo. Adesso andiamo sopra e ci mettiamo una bella pelliccia. Scusami, cioè sono così fashion. Allora, dov'è la pelliccia? Ah! Ma mosso quel vaso. Ma perché non capisci un cazzo? Ma la pelliccia, orca madosca! Bella merda! Ma scusi! Come. Oh! Ora sì che ci siamo! Beh, raga, ora ci siamo, dai! Voglio dire, ora ho un certo stile. Ora ho un certo stile, scusa, pelliccia, gonne e scarpe col tacco. Cioè, alla faccia di chi dice che non ho dello stile, cioè. Guarda qua che meraviglia, guarda qua che bellezza, scusate, cioè. Guardate qua che meraviglia, cioè, una fica del genere. Scusate, poi col baffo e il sombrero, cioè, ragazzi, stiamo parlando di un cazzo, io ve lo dico. Qua si parla di un cazzo, io ve lo dico. Come cavolo c'entro in questa stazione di polizia? Ci prostituiamo a sto punto. Tecnicamente l'entrata è questa, però non so cosa volessi dire. È chiusa? Ah, che cazzo di domande fai? Non ho capito la domanda. Ah, me la ricordo sta pazza. Hai il video delle telecamere? Sei sicuro? Tutti? Dammela. Voglio metterla in un posto sicuro. Me la ricordo sta pazza. Che non rimangano prove dei nostri salvataggi. Aiuto! Aiuto! Fermi! Aiutateci, mia moglie... C'è qualcun altro con voi? No, è ferita. Oh, blocca il cancello. Quella è pazza, io te lo dico. È una pazza psicopatica, quella lì. È la prossima boss fight. Non l'avevano morsa. No. Che hai fatto? Quella s'arrapa ammazzando gente. La chiamano piccola morte. No, no, che zampe di gallina, tra l'altro, no, che hai. Aspetta. E cos'è? Li hai assassinati. Che spirito d'osservazione. Adorabile, quanto mi piacciono gli aspiranti eroi. Signorina, anche meno. Vediamo se è all'altezza delle sue aspirazioni o se fa cilecca. Entrate qui, ragazzi. Facciamo una ammucchiata. Credo che questa non è, non si chiama ammucchiata, signorina. Credo che lei abbia travisato un attimo. Comunque, vieni ad aiutare. Sparate. Bloccato. No.
E te ne pare. Ehi, salvo. Qui! Aiuto! Supporto! Ora! Schiva questa! Hanno fatto i tungsteni, sti cazzo di soldati! Mirate! Ho bisogno di aiuto! Questa sì che è un mitra. Salve. Questo è un mitra. Ma hanno tolto anche relativamente pochissima vita. Fate una bella level up che aiuta. Ah, salve. Di lei come ha fatto soprattutto? Perché lei schiva in maniera molto strana. Da questa parte. Granata accecante. Nah, noi non siamo tipi da flashbang, noi siamo più tipi da mitragliatore. Vediamo un po' che cosa hanno per papà qui dentro. Una chiave inglese. La chiave inglese la prendo. Absolutely. No, stivali militari no, io sto bene con tacco. Per il momento direi che tacco e sombrero ancora corrispondono alla nostra migliore scelta d'abbigliamento. Segui Hyde. Cosa abbiamo qui? Lo Zar. Che cos'è? Fucile d'assalto e doppietta. Sono qua, guarda che meraviglia. Guarda qua, fucile d'assalto e doppietta. Va bene. Cazzo con vino. Che fai? Oh mio Dio, che cazzo? Oh mio Dio, che cos'è questo arnese? Oh mio Dio, che cazzo ho creato? Madonna santa! Questa cosa deve sparare... Aspetta, però scusa, non c'era un'altra doppietta qua? Ne volevo fare due. Fa vedere se ne trovo un'altra di doppietta. Ne faccio un paio di sti cosi, sembra molto efficienti. Uccide d'assalto è lì. Il problema è che non ho la doppietta, è quello il problema. Cioè, no, sì, era scarica. Ai 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 ai. Non ho altre doppiette. Vabbè, ce ne accontenteremo di una, raga. Ci teniamo uno zar e via. Madonna che fucile, veramente ha creato un bazooka. Lo testiamo abbastanza celeri, ve lo dico, adesso lo testiamo. Quella è mezza rotta, tanto. Appena compare un nemico lo testiamo subito. Signorina, lei è folle, c'ha un lanciamissimo in mano. Quella c'ha un lanciarazzi. Che cazzo hai fatto sto tempo? Qua bisogna rifolcillarsi un attimo di armi, raga, perché sennò qua è una tragedia. Chiusa. Anche gli zombie sono sotto steroidi. Il problema è che quella lì... sega circolare... Guarda quanti snack! E non mi servono. Forse sì, forse mi servono, ora che ci penso. Resident Evil. Cribbio. Qui c'è la doppietta. Peccato che non c'è il fucile d'assalto. C'è il fucile d'assalto invece. C'è. Ma nulla se... Lui prende tutto quello sbagliato possibile. C'è il fucile d'assalto. Ah no, è un LAMG.
butta questo e prendi questo che carico. Ok. Va bene, ce li teniamo. Venghino signori, che qui c'è il vino buono, le pagine del libro e le melodie del suono. Io non vedo un cazzo questo sombrero. Chi è che spara? C'è un prega, ci teniamo i colpi. No, non spare, che fai? Lo vuoi ancora? Ciao Andri, domani c'è la live? No, domani patatino sono al Torino Comics. Non ci sono purtroppo, per un motivo o per un altro non ci sono. Ma io non devo andare qua tra l'altro, devo salire. Ah merda, ce ne sono tanti, non ce n'è solo un altro. Quest'arma è meravigliosa, il problema è che non riesco a... Scusi, le chiedo umilmente perdono, l'ho saltato. Oh, livello 12, sehr gut. Ci mettiamo a... No, io voglio fare... mi serve più inventario, quindi... Ce li entrambi, puoi combinarli. No, non li ho entrambi, ho... Ah, ragione. Perché non me li fa combinare, scusa? Non me li fa combinare, perché non me li fa... Ah! E così ne abbiamo due. C'è la boss fight. Mazza che pistole! Mazza che pistole! Mazza quanta vita ha! Tanto vieni tu da me. Ha preso, guarda che... Dategli tregua, ragazzi. Ah, minchia, pure rinforzi, c'ha. Ehi, stronzo. Madonna santa. Ci credete che ero completamente dimenticato che la puttana aveva un RPG? Lo so, sono un monellaccio. No, sono un monello, signorina, che ci vuoi fare? Ma di nuovo? Ma sei una merda? Ma veramente il laptop che ho preso? A parte che ho sbagliato arma. Non mi serviva. Ma è dietro di me. Oh,
ho un attimo poca vita, posso dire. Mi avrei tanto bisogno di vita. Per il culo. Whisky. Mira, quanta vita mi ha dato il whisky? Quanta vita mi ha dato il whisky? Oddio. Morta. Le dimensioni contano. Lo so. Ragazzone. In realtà lo so, ma non ho capito perché lo dice a me. Oh, non è giusto. Ho finito per prima. Signorina, io le consiglio una visita a uno psichiatra, perché lei è un attimo una sessuomane incallita. Volevi battere un uomo con le scarpe, col tacco e il sombrero, signorina. Ha ancora molto da imparare. Guardi qua che come cammino stiloso col mio tacco. Signorina, dove vuole andare, scusi? Questa pensava di battere un uomo col tacco. Di che cazzo stiamo parlando? Ragazzi, io stacco che vado a letto, anche perché sono... cioè, non che sono stanco, però domani devo svegliarmi alle 8, quindi... Papere, io vi ringrazio questa sera per i follow, i cheer, le sub, il divertimento, le risate. Noi ci vediamo domenica per una nuova live alle 21, perché domani siamo... anzi, sono al Torino Comics. Io vi auguro tanta buona anna, patatini. Noi ci vediamo domenica, papere. E statemi tanto bene, mi mancherete. Vi mando un bacione e un abbraccio per domani, che non ci vediamo. Notte, papere!